Siamo a Senigallia, sempre con Anna Fata, psicologa e operatrice olistica. Con lei continuiamo la nostra rubrica sul benessere, sul cibo, la correlazione del cibo con il benessere mentale oltre che fisico. Una cosa che a me mi interessava ora in questo periodo che mi coglie un po' in gravidanza, le donne poi, le voglie particolari, è una voglia tipo, che ne so, adesso a me mi va la liquirizia, perché al mio bambino piace la liquirizia, è una cosa di ormoni che poi magari non c'entra niente col bambino. Sicuramente nel periodo della gravidanza ci sono proprio tutta una serie di modifiche del corpo, dell'organismo e soprattutto su un piano ormonale che influiscono tantissimo sulla scelta degli alimenti che devono essere presenti nella nostra dieta. Ecco, questo è importantissimo, questa domanda è molto interessante perché ci fa proprio capire come in realtà il nostro corpo è profondamente saggio. Abbiamo già detto più di una volta che è importantissimo saper ascoltare e assecondare le esigenze del corpo, al di là di quello che dicono gli esperti, dice la cultura, dicono le tradizioni, le usanze, gli amici, eccetera. No, è importante prima di tutto saper ascoltare il corpo e assecondarlo. Ad esempio, appunto, l'esempio della liquirizia, ma molto probabilmente poteva essere dovuto a una necessità della pressione, cioè la pressione che tende ad abbassarsi, in qualche modo si cerca qualcosa che compensi, e la liquirizia ad esempio è in grado di alzare la pressione. Ecco, quindi via libera all'ascolto e all'assecondare il corpo e le sue esigenze. Infatti a volte si sente la necessità magari di cose dolci, poi che ne so, dopo un mese o due quelle cose, le stesse cose dolci che prima ne sentivi proprio bisogno quasi non le puoi vedere, quasi ti nauseano. Questo comunque è sempre un fatto di ormoni e di esigenze, come dicevi te. Altri esempi ci puoi fare? Ma altri esempi, nella letteratura medica è molto conosciuto ad esempio il fenomeno che si chiama pica in gergo tecnico, che è semplicemente il mangiare, l'andare a cercare la terra da mangiare. Un fenomeno veramente fuori dal comune, eppure questo fa capire come la necessità è semplicemente di ferro, tutto qua. Basta mettere quindi di fronte la persona a degli alimenti ricchi di ferro, che possono essere legumi, che può essere della carne rossa, eccetera, e questo fenomeno piano piano comincerà a sparire. Ancora una volta l'organismo sa benissimo ciò di cui abbiamo bisogno, ecco, ascoltarlo e assecondarlo. Quindi anche in gravidanza non dobbiamo privarci di niente, ovvio, non esagerando, però consigli comunque di provare un po' tutto, poi come dici te l'organismo ci dice lui cosa che vuole. Esatto, cioè imparare poi anche proprio nei confronti di se stessi a allentare le regole, allentare i pregiudizi, allentare gli schemi. Spesso e volentieri mangiamo perché dobbiamo mangiare o perché qualcuno ci ha detto quello che dobbiamo mangiare o perché fin da piccoli siamo stati abituati a mangiare certe cose, quando in realtà spesso e volentieri siamo i primi a compiere degli errori. Gli alimenti sono una vera e propria medicina, sono la prima medicina. Pensate che in qualche modo la nostra salute dipende per il 50% dalla genetica e per il 50% dalle condizioni ambientali. Quindi condizioni ambientali significa appunto il nostro stile di vita, la nostra alimentazione, i fattori per esempio di inquinamento ambientale. Ecco, quindi abbiamo un bel potere, un bel 50% di responsabilità sul quale abbiamo tutto il margine di scelta. Possiamo decidere se essere in buona salute oppure no. E una cosa, gli orari ad esempio, no? Perché comunque si è stabilito che ne so, alle 8 del mattino si bisogna fare colazione, a mezzogiorno, l'una al massimo pranzare, perlomeno qua in Italia, e alle 7, alle 8 di sera poi cenare. E alcuni dicono comunque di evitare gli spuntini, la merendina, che magari può essere una mela piuttosto che uno yogurt. Io dal canto mio preferisco farli perché poi mangio di meno negli orari stabiliti. Te cosa ci consigli? Dunque c'è tutta una disciplina che è la cronobiologia, che studia proprio gli orari in cui appunto l'organismo è più propenso per certe attività metaboliche piuttosto che delle altre. Ecco che in questo senso anche per esempio gli orari dell'alimentazione sono molto importanti. Ad esempio si è visto che le persone che mangiano per esempio il pranzo troppo tardi
tardi, quindi che so, per esempio verso le 14 o le 15, tendono a ingrassare di più. Lo stesso vale per quanto riguarda la cena, cioè ci sono degli orari, ad esempio il pranzo intorno a mezzogiorno sarebbe ideale consumarlo. Per quanto riguarda, ecco appunto, l'annoso problema, insomma l'annoso dubbio, mangio fuori pasto oppure non mangio fuori pasto, ecco, anche qui credo che ancora una volta sia importante assecondare i bisogni dell'organismo. Sicuramente il pro del frazionamento dei pasti è quello di mantenere costantemente in allenamento il metabolismo, quindi senza quegli sbalzi glicemici che possono appunto essere dannosi anche appunto al peso forma. Quindi in qualche modo, per esempio, dei rompi digiuno, che so, una mela, un frutto, un piccolo insomma snack che in qualche modo sazia ma senza appesantire, potrebbe essere utile sicuramente. Questione insomma di abitudine, ma c'è anche per esempio delle persone che qualche modo appunto la famosa merenda e il rompidigiuno non ne sentono l'esigenza e per loro è una costrizione farle, allora meglio evitarlo. Quindi bisogna che ci ascoltiamo un pochino di più. Grazie Anna. Grazie a voi, alla prossima.